Io non so voi, ragazzacci belli, ma alle ore 12 e 11 di domenica 19 settembre 2021 inizio a essere in ansia, inizio a essere tremendamente in ansia, perché stasera c'è Juve-Milan ed era un pezzo che non ero veramente così in ansia per una partita, eh. È la prima volta dal ritorno di Allegri. L'ultima volta che ero stato così in ansia probabilmente era stato per Bologna-Juventus, quella partita che l'anno scorso doveva dirci se eravamo dentro o fuori dalla Champions League. Ora non siamo dentro o fuori, l'ho ribadito anche l'altro giorno, per me non è decisiva, non può essere considerata decisiva una quarta giornata di campionato. È importantissima, quello sì. Ieri Allegri ha detto è più importante per loro che per noi. Non so se pretattica, classica o per un discorso più complesso che potrebbe nascondersi dietro le sue parole, non ho veramente idea a cosa potrebbe riferirsi, quindi questa volta non faccio nemmeno l'illazione. Ma preoccupato anche per quello che abbiamo visto ieri sera con l'Inter, perché se devo pensare di dover competere con l'Inter che sta continuando a segnare a raffica o col Milan che in queste prime partite di campionato ha fatto veramente molto bene, bisogna andare sul lungo, ma noi siamo già dietro di tanti punti. Ed è per questo che vi chiedo di scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, per capire anche come arriveremo noi e come arriveranno loro. Allegri ha tre dubbi, uno in difesa, uno in centrocampo e uno in attacco. Uno è Chiesa e uno è un ballottaggio tra Chiellini, De Ligt e Bonucci. A centrocampo sinceramente non ne ho idea, quindi leggete su OneFootball un po' tutti le ultime novità, gli ultimi movimenti di questi ultimi minuti, anche perché il Milan è in crisi, ragazzi. Il Milan ha fuori tantissimi giocatori, Ibra, Giroud, vabbè, Messi e Krunic che sono magari seconde linee, Calabria, addirittura si parla di Maignan. Quindi anche il Milan non è messo benissimo come non lo era la Juve la settimana scorsa a causa assenze dei nazionali sudamericani, non mi veniva il termine, sudamericani. Quando siamo andati a Napoli abbiamo fatto una partita d'emergenza. Lasciamo stare il Milan, perché questo ci deve interessare parzialmente. Noi, a prescindere da quale Milan sarà, abbiamo un solo obiettivo nella testa. Uno solo, siete d'accordo con me? Evitare di ritrovarci con un punto dopo 4 giornate. Evitare di ritrovarci a meno 11 dal primo posto del Milan dopo 4 giornate. Questo è l'unico obiettivo di stasera. Anzi, ne aggiungo un secondo, questo è il principale. Il secondo obiettivo di stasera è di mantenere una media da retrocessione, da zona salvezza, non da retrocessione, da zona salvezza. 4 punti in 4 partite. Quante volte abbiamo sentito che la salvezza è intorno ai 38-40 punti? Un punto per partita. Io stasera voglio andare a letto sapendo che la Juventus sta mantenendo una media da salvezza in Serie A. È tremendo da dire, ma significa che stasera abbiamo vinto. Se stasera non vinciamo, siamo abbondantemente al di sotto della media salvezza della Serie A, che potrebbe essere 2 punti in 4 partite o 1 punto in 4. Quindi stasera voglio andare a letto con 4 punti in 4 partite. Non mi interessa come sarà. Ieri Pioli ha detto che si aspetta una Juventus che attaccherà, che andrà a fare la partita. Io me lo auguro. Ragazzi, io me lo auguro. Io spero di vedere una Juventus che lotta per vincere la partita da subito. Da subito. Parallelamente, non so se uno siamo già in grado di farlo. Due, se saremo mai in grado di farlo in questa stagione. Allegri ieri dice una cosa divertentissima in conferenza stampa, ma che condivido un sacco. Non è che prima di Malmo eravamo degli ubriachi scarsi e dopo Malmo siamo dei fenomeni. No, non è assolutamente così. Non eravamo scarsissimi prima, non siamo fortissimi adesso. C'è una linea. Bisogna entrare nella concezione che c'è un range. Probabilmente non siamo la squadra più forte della Serie A. E a tal proposito vi invito ad andare sul secondo canale che trovate qui sotto in descrizione, il link è qui sotto in descrizione, dove ho caricato il video appunto di Inter Bologna 6-1, dove vado a fare un'analisi lucida di quella che è stata la partita. Io quest'anno ho visto tutte le partite del Milan tranne quella col Cagliari. Le altre ho viste tutte. La prima con la Samp dove hanno sofferto ma hanno vinto. Noi la prima abbiamo sofferto con l'Udinese e non abbiamo vinto. La seconda appunto col Cagliari no. Mi sono visto l'ultima di Serie A con la Lazio, e anche questa l'ho commentata sul secondo canale, e anche la terza la quarta partita del Milan di quest'anno, quindi la Champions League, l'ho commentata sul secondo canale. Perché? Perché sapevo che avremmo incontrato il Milan molto presto, e quindi volevo capire che tipo di squadra è. È una squadra che gioca, ragazzi. Milan è una squadra pericolosa,
È una squadra con del potenziale. È una squadra che già oggi è consapevole del fatto di essere una delle più forti in Serie A. L'anno scorso arriva secondo in campionato. Pioli ieri lo dice in conferenza stampa. Non so se sarà giusto parlare di scudetto oppure no, ma noi siamo consapevoli del fatto di essere una buonissima squadra, una squadra forte. È così che si costruiscono le squadre forti, eh? Passando il messaggio che lo siamo. Io in questo momento non l'ho ancora sentito dire da Allegri. Non ho mai sentito Allegri dire siamo una squadra forte. Sempre detto siamo una squadra giovane, siamo una squadra che può fare cose. Forte non l'ha mai detto. E non so se è voluto o se non è voluto. So che Allegri è una persona che va di percorsi, va in maniera graduale per costruire le cose. E credo che voglia farglielo capire con il campo, non con le parole. A me non interessa come lo capiranno e se lo capiranno. L'importante è che lo capiscano. L'importante è farglielo capire. Ragazzi, noi stasera dobbiamo scendere in campo con l'idea che l'anno scorso Juventus-Milan in casa nostra ne hanno fatti tre. Siamo andati a letto con tre pappine prese. Stasera dobbiamo scendere in campo con il nervoso, con la rabbia, col coltello tra i denti per vendicare quella serata disastrosa che per poco, non solo che quello era già scontato, ci toglieva il decimo scudetto di fila, ci poteva togliere anche la Champions League e ci siamo andati attaccati così a uscire dalla Champions. Santo Faraoni, chiese Kulusevski in gita al Museo Egizio. Santo Faraoni, facciamo questo parallelismo divertente. L'anno scorso sono venuti in casa nostra e ci hanno umiliati. Eravamo un'altra squadra. Circa. Perché è praticamente la stessa senza Ronaldo ma con Locatelli. Quasi, se vogliamo riassumerla proprio all'osso. Avevamo un altro allenatore. Avevamo un'altra posizione di classifica. E all'epoca eravamo messi meglio rispetto adesso. Perché all'epoca potevi ancora dire, beh, dai, se vinco questa, nei primi quattro ci arrivo quasi sicuramente. Adesso, forse non è ancora ben chiaro il concetto, perché qualcuno ancora mi dice ma come fai a dire che siamo una squadra della zona di retrocessione? Ma non è che lo dico io. Ragazzi, non è che lo dico io. E se stasera non si vince, a maggior ragione questa cosa viene confermata. E pensate che io sia contento di essere qua a dirvi che rischiamo di essere o a uno o a due punti dopo quattro giornate? Cioè, per usare lo Spezia, il Venezia, l'Empoli, tutte squadre che voi dite, ma chissà se l'anno prossimo sono in Serie A. Se non vinciamo stasera hanno comunque più punti di noi, vanno a letto con più punti di noi, ce la giochiamo con la Salernitana, con l'Hellas, a capire, che poi magari l'Hellas vince, se non vinciamo noi, che ne so, e con la Roma è difficile, mi auguro che faccia dei punti l'Hellas, così fermano anche la Roma. Perché noi in questo momento, e tanti anni, in tantissimi anni mi sono ritrovato a dire ma cosa gufate le altre? A me è capitato tantissime volte, quando la Juve era prima a 10-15 punti e arrivavate a scrivere nei commenti ma io spero che l'Inter perda, ma io spero che il Milan perda, che il Napoli perda. Io dicevo, ma ragazzi, ma che ve ne frega? Noi siamo là, su, ma chi ci prende a noi? Ormai hai vinto, chi se ne frega se loro vincono o perdono, a faracci loro. Noi adesso siamo obbligati a gufare e a sperare nelle squadre che vanno a contrastare le altre rivali. Questo per darvi la dimensione di quanto è cambiata la concezione del tifo, di come si fa il tifo, o di come io faccio il tifo, meglio, detta meglio, in questi anni. Perché noi possiamo anche vincerle tutte, se anche gli altri le vincono tutte, noi non li prendiamo mai. Il paradosso di Achille da Tartaruga. Quindi, oggi pomeriggio mi metterò sul divano, non so bene che partite ci sono oggi pomeriggio, ma gufferò tutte quelle che sono sopra di noi e che potrebbero arrivare sopra di noi alla fine dell'anno, le famose sette sorelle. Possiamo aggiungere anche la Fiorentina forse a questo punto. E stasera, che mi guarderò la partita insieme ad Andrea, mio amico milanista, avremo le maglie di Juve e Milan questa sera e faremo un bello spettacolo in live su Twitch, quindi vi aspetto lì. Stasera io spero che davvero entrino in campo arrabbiati e con la voglia finalmente di vincere una partita in Serie A. Allegri non vince una partita in Serie A con la Juventus da non mi ricordo quanto, le ultime 10 panchine di Allegri, 8 panchine di Allegri, non c'è neanche una vittoria in Serie A con la Juve. Questo è grave. E spero che il destino faccia il suo corso
e faccia vincere ad Allegri la prima partita di ritorno sulla panchina della Juventus in Serie A contro il Milan, che è stata la prima squadra che ha allenato che gli ha permesso di alzare lo scudetto. Corsi e ricorsi storici, intrecci del destino, chiamateli come volete. Per quanto sia difficile stasera, probabilmente, guardando il calendario, guardando la classifica, noi siamo quelli sfavoriti e giochiamo in casa nostra, una roba fuori dal mondo. A me non me ne frega niente dei favori del pronostico. Io questa sera voglio vincere. Poi ditemi voi cosa volete fare.